volevo leggere la lettera che ci ha scritto ieri la figlia di quel bambino che avete visto in questa foto, il bambino che sta avvolto nella coperta bianca. E non ve la leggo tutta, sennò mi ammazzate. Papà a 9 mesi con la sua famiglia ha dovuto lasciare la sua terra e tutte le sue ricchezze solo per continuare a essere italiano. E mia mamma, anche lei figlia di profughi esuli, è nata in una tenda dove ha vissuto i primi anni della sua vita. Anche il nonno materno aveva case e ricchezze di cui nessuno più sa niente. Si sono ricostruiti la loro vita di italiani ed defraudati del diritto di rimanere laddove era loro diritto stare. Ma sappiate, io e mia sorella abbiamo dentro, nel profondo del nostro cuore, il ricordo della malinconia dal mal d'Istria che mio padre e mio nonno in primis ci hanno tramandato. Mia nonna materna poi è morta giovanissima, io ritengo che in parte ciò sia stato causato dal profondo dolore che provava per non essere più a casa sua, di essere lontana dalla sua famiglia che ha continuato a vivere in quei luoghi. Ecco, così ci hanno fatto crescere, in una famiglia felice ma sempre in pena per i luoghi natini, una famiglia mutilata di un diritto che era, almeno per mio padre, per mamma, per nonni e nonne tutte, il grande desiderio di rimanere a casa propria, che è quello che oggi vedete quando arrivano migliaia, milioni probabilmente di profughi, e che tante volte si parla del diritto del dovere all'accoglienza. Io la cosa che invece su cui vi farei ragionare è il diritto di quella gente a rimanere a casa sua in pace senza che ci sia qualcuno che li caccia via a fucilate, a cannonate con le minacce più orrende. Il diritto di rimanere a casa propria. Domande?